Ci sono, sono all'ultimissimo posto, all'ultimissima fila, nell'angolo esterno, no, guarda dall'altra parte, guarda dall'altra parte. Cellulari pioggia, no. Altri cellulari c'è sole, sole, cambiate cellulare, benissimo, benissimo. Allora il programma di oggi, quando arriveremo a Bressanone, lì ci aspetta il mitico Luciano, che andremo a mangiare in un maso sopra Novacella. Poi, variante dal programma, noi vi volevamo mandare subito in albergo a riposarvi, che eravate stanchi, vi siete svegliati presto, oppure andiamo a visitare invece Novacella. Dopo Novacella in albergo prenderemo le camere, adesso vediamo com'è la situazione, a che ora arriviamo e tutto, e ci organizziamo per fare dopo la cena la sera, penso alle 8, vero Franca? Facciamo, per chi non lo sa, alle 9:15, 9:30 abbiamo un incontro serale come da programma, quindi c'è Luciano, la guida, ci porterà in giro per Bressanone notturna. Bressanone 9. Stanno mangiando, avevano fame. Non si è più educato a dire buon appetito. Mi sembra, però mi sembra spiace perché quando è talmente stupido. Era questo? Era questo? No, ma non sì, va benissimo, grazie. È che quello è buonissimo. Va bene, va bene. Non si dice. Allora, siamo entrati nel complesso, diciamo, due informazioni tecniche, la prima delle quali è che noi entriamo dentro nel complesso dell'abbazia, cerchiamo di godere il più possibile, questi sono dottori della chiesa, sono agostiniani e per cui hanno i loro schemi e noi dobbiamo adattarci perché siamo ospiti loro. Il complesso dell'abbazia, avere i bagni nuovi, una volta erano qui, chi è stato la volta precedente, è stato un po' tutto stravolto, si sono scoperte delle cosette nuove, tutto il pedaggio, il passaggio è diventato un po' più... La prima questione, dove siamo? Novacella, che vuol dire Novacella? Se uno dice nuova cella vuol dire che ce n'è una vecchia. E qual è la vecchia cella? La vecchia cella è il Duomo di Bressanone. Nel 1142 il vescovo, il Beato Armanno, sfruttando una tradizione secolare di quel periodo, era vicino al millennio dove si temeva la prima fine del mondo, chi era un problema di solo chi ne aveva, che per salvarsi, per glorificare Dio e per salvarsi l'anima e anche un po' più giù la schiena, ecco, investiva o dava un po' di soldi per glorificare. E qui, adesso io la butto un po' sullo sporco, ma nel 1140 più o meno, una nobile famiglia di Sabiona perse il bambino di 4-5 anni e allora tira e molla, sta di fatto che li hanno convinti a fare una grossa donazione al vescovo,
che facendo questo poi comperò questo territorio e finanziò la costruzione di questa chiesa, di questo prima di tutto era un piccolo convento, era un convento che appunto fondato 1142, dopo una cinquantina d'anni, visto che era tutto legno, se ne andò, ma venne subito ricostruito. L'entità di questa comunità diventa sempre più grossa, soprattutto da quando il vescovo, il Beato Acmanno, ha imposto che, questa, che questo convento venisse gestito dagli agostiniani, abbazie. Comunità, abbazie, che poi una buona parte, quelle del territorio italiano, si sono aggregate alla congregazione romana. Al nord delle Alpi buona parte è stata poi tra la secolarizzazione, ma soprattutto con l'avvento del luteranesmo, vennero chiuse e oggi ce ne sono 7-8 in giro, ce ne sono, se non ricordo male, 2 in Germania, 2 in Austria, c'è questa, ce n'è una in Svizzera. Ecco, queste sono le poche rimaste, ma questa è diventata una potenza, subito trasformata dopo l'incendio, già intorno al 1200, con le prime costruzioni in muratura. Poi nei secoli successivi si cominciano le integrazioni, soprattutto lo sviluppo del mondo gotico, no? Per arrivare poi alla prima metà del 1700, per farla breve, quando era dopo il Concilio di Trento è diventato tassativo togliere l'umiliante fardello del dolore che doveva rappresentare la chiesa del tempo, cioè l'arte gotica, insomma tutto il sacrificio, tetro e via così. Il Concilio di Trento aveva detto che doveva essere tutto gioviale, allegro, e così tutto quello che è stato gotico viene smantellato e arriva il barocco. Pertanto oggi noi vedremo una chiesa che esternamente in particolare ci propone tre strutture. Allora, la torre campanaria che vedremo tra poco è quello che resta del mondo romanico del 1200. Poi abbiamo la prima parte centrale della navata, il numero 4 più o meno, dove c'era la prima fase gotica. Poi abbiamo invece il presbiterio, vedete, col tetto molto spiovente, che risale più o meno al 1400. Abbiamo quella cupola che c'è dietro, che è la cappella della Madonna, che è lo stile barocco, è stato aggregato al gotico intorno al 1650, ma è nel 1750 che la scuola dei Benedetti, che erano degli scultori, degli scalpellini di origine sul lago di Garda, di Arco, quelle zone lì, riescono ad integrare in un unico edificio, senza distruggere tutto quanto, tre stili architettonici, il romanico, il gotico e il barocco, che vedrete. Questo era in realtà l'ospizio, appunto. C'è una camera centrale, poi ci sono delle camerette laterali che erano per gli ospiti, per i degenti, poi si sale con una scala al primo piano, dove c'è un corridoio, vedete, dove vedete tutte queste bifore che girano intorno, e al centro c'è la cappella che un tempo era dedicata al Santo Salvatore e oggi invece è dedicata a San Michele, che lo vedete rappresentato sulla torretta a difesa della porta con tanto di piombatoio, e lì sembra, ma qui parliamo del sembra, ecco, sembra che questa parte qui sia stata integrata proprio, vedete che ci sono dei riferimenti molto frequenti a Santiago, ma si richiama spesso sinonimi con quelli che erano gli atteggiamenti del lontano templari. 1142. Immaginate, signori, che in questi 900 anni di storia pochissimo è cambiato. Praticamente
è sempre stata e lo è tutt'oggi abitata da canonici regolari agostiniani. Ecco, loro sono canonici regolari, non sono semplici monaci, sono tutti sacerdoti, vivono secondo la regola di Sant'Agostino. Il loro compito più importante è quello di portare la parola di Dio in mezzo alla gente. E quindi praticamente già nel momento della fondazione furono assegnate a Novacella diverse parrocchie di competenza. Oggi queste sono ancora 25, dove i nostri canonici sono impegnati quotidianamente. Questo è il motivo per cui non li incontrate, eh? Molti invece pensano che sono a fare il vino, a berlo o altro, invece sono loro tutti sacerdoti. Ok? Ciò che è cambiato chiaramente è il numero di loro, perché se una volta erano in tanti, oggi invece sono rimasti solamente più in 18. In 18 con 25 parrocchie, fate conto che insomma, almeno considerando che alcuni sono anziani, non più abili, insomma, se ne spartiscono 4-5 per ciascuno. Capite, questo arco è anche il simbolo degli agostiniani, che questo cuore in fiamme, questo cuore che brucia, un cuore ardente. Disse Sant'Agostino, solo se vuoi accendere qualcosa negli altri, prima di tutto questo deve ardere in te. Abbiamo qui una bella vista sul cuore dell'abbazia, dove nella parte fronte a voi abbiamo la parte amministrativa con l'abitazione anche dell'abate, qui su questo lato soleggiato è invece la parte abitativa dei canonici, no? Che vi ho detto che però non sono qua. Qui alle vostre spalle invece questa vite canadese copre questo edificio, che è quello della biblioteca, che poi dopo visiterete. E poi sulla destra qui il centro convegni, che è un centro che organizza corsi e seminari per adulti. Qui invece vi spiego un attimo nel frattempo una cosa, innanzitutto la scuola che si trova qui, ecco, da sempre il compito degli agostiniani è anche quello di trasmettere il proprio sapere, quindi la scuola è qui sempre esistita. Oggi è una scuola media, pubblica, attiva, con un convito privato per i ragazzi che la frequentano, e sono un'ottantina i ragazzi che qui ospitiamo. Sullo sfondo il vigneto, l'abbazia, vi volevo spiegare, si regge economicamente oggi grazie alla produzione del vino. Il vino qui si è sempre prodotto in antichità come per tutti i tempi, solo che divenne importante economicamente o lo è divenuto solamente negli ultimi 60 anni, e quindi ecco che nel 1961 fondano una contina sociale con i primi contadini delle zone qui intorno. Oggi sono 60 i contadini a conferire le loro uve, ed ecco che abbiamo una produzione di più o meno 900.000 bottiglie di vino l'anno. Certo signore, se siete. Prego signore, accomodatevi pure davanti. Prego. Arriva quello col carrozzino. Sì, sì. Sì, sì, ma se no mi occupano tutta la chiesa e dopo i fedeli scappano. Non rida lei sotto la mascherina, eh. Gli occhi, la tradiscono gli occhi. Abbagliati un po' dalla panoramica che offre qua, si dimenticano di alzare gli occhi e non vedono l'affresco che racconta la storia della fondazione. Ma vediamo appunto questa coppia di nobili che avevano perso il figlio e che offrono il progetto dell'abbazia al vescovo, al beato Artmano, che è l'inizio della storia di questa comunità. Ecco, l'arte che è stata usata per creare questi stucchi è dal punto di vista economico molto dispendiosa, molto cara, ma adesso ci muoviamo in autonomia, passiamo innanzitutto, allora, degli affreschi qui della vita, è inutile che vi dico che qui sta facendo questa cosa, perché quando passo all'altro vi siete già dimenticati. È importante capire l'armonia ad esempio degli organi, a me piace da qui vedere
vedere quella bellissima crocifissione del Kessler, che è uno degli artisti che ha portato l'arte diciamo rinascimentale ad abbracciare il mondo barocco, ma ancora proprio è uno dei più importanti autori del territorio, del mondo tedesco. E poi la prima parte del concetto barocco che si è avvicinato a questa chiesa è questa, la cappella dedicata a Maria, e poi dobbiamo andare, mentre tutto il resto era rimasto come architettura quella gotica, qui invece era già presente questa cappella, e qui abbiamo i marmi. È stato fatto dal Delai, sempre quegli scalpellini di origine veneto-lombarda, e questa è la cappella praticamente delle Grazie, e qui vedete, è già un centinaio d'anni dopo, no? E qui vedete, questi sono marmi, è una delle classiche diciamo opere di quello che è il barocco bavarese, con questo rococò pesante austriaco, che fa di queste chiese qui un confetto, una cosa bella, ma nella nostra mentalità italiana, cioè noi che siamo un po' chiassosi, quando entriamo appunto nella casa di Dio abbiamo bisogno di qualcuno che ci inviti a tenere un comportamento un po' ossequioso, adeguato. Allora ecco che il barocco lombardo in particolare si propone con questi colori regali, no? Non troppa luce, verde, oro, nero, no? Che quando entriamo un po' di soggezione per un paio di minuti. Ma al di qua delle Alpi, che se non è uggioso piove, che come ha detto Dario bisogna dare una carica di brio, una pompata di allegria, ecco che loro aprono questi confetti barocco bavarese, che però poi, siccome c'erano i cugini austriaci che volevano metterci anche del loro, allora hanno cominciato con tutti questi stucchi, con questi ghirigori, che però per noi lo hanno reso molto, molto pesante. Ecco, ci fermiamo ancora un attimino qui in questo angolino. Anche il chiostro, come tutta l'abbazia, si diversifica molto da quelle che sono le tradizioni nostre. Voi sapete che nel mondo antico il chiostro era il luogo di meditazione, era quello dove si facevano le processioni, ma era il posto dove i canonici, che dovevano leggere i breviari e tutte le loro questioni giornaliere di preghiera, ecco, qui avevano l'opportunità appunto di passeggiare. Ora, nel resto d'Italia, no, ecco, questo fatto della meditazione, della preghiera, di camminare, ecco, specialmente nei mesi estivi, perché durante l'inverno comunque stavano al coperto, ma durante i mesi estivi da noi in Italia i chiostri dove li facevano? Sempre a nord, in modo che il prete che andava in giro col suo messale a leggere almeno si godeva il fresco dell'ombra. Però passato un certo livello i chiostri li fanno a sud della chiesa, in modo che quando arriva quei quattro raggi di sole se li godono tutti. Abbiamo recuperato alcune belle lapidi, tra alcune queste sono quelle storiche forse più interessanti, questa sequenza di queste tre, che sono relative un po' alla famiglia dei Saviona. Molto caratteristica è questa, che richiama un po' il guerriero della famiglia, in pratica, con la Santa Trinità sopra, che non sempre si vede rappresentata in questo modo, perché vedete il Padre Eterno, questa purtroppo l'hanno sbeccata perché qualcuno ci ha battuto sopra, era la colomba dello Spirito Santo, e poi il Cristo in croce. Ecco, poi
che erano dei signori territoriali qui, e poi una delle più belle, questa anche per la qualità dei marmi che sono è stato impiegato, questo marmo rosa, no? Dove parla proprio della storia che rivede tutto il complesso dell'abbazia. Molte delle opere che qui arricchivano proprio la congregazione sono state portate via in tre vasi, una parte durante la rivolta dei contadini, ma soprattutto sono stati i franco-bavaresi, i francesi soprattutto, che come dalle vostre parti si sono portati via tutto quello che era possibile, e poi comunque anche i nazisti ci hanno messo del loro. Andiamo a vedere un po' di pinacoteca. Ecco, queste che vediamo qui sono prevalentemente tutta una sequenza di quelli che erano considerati gli altari gotici, quelli a portelli, che in qualche modo sono state recuperate, perché ci sono state due fasi disastrose per l'arte a livello europeo, no? Perché quando era in auge il gotico, degli scultori che erano fantastici nelle loro elaborazioni, ma che però quando si decise che il gotico non valeva più, tutte queste opere sono andate o perse o distrutte o scomposte, no? E poche sono state quelle recuperate, tanto che poi è andato in auge il barocco, come vi ho detto, ma dopo 100 anni, qualcosa in più, ma sulla fine del 1780-90 e poi fino allo scoppio della Grande Guerra, c'erano, come è successo anche da noi, si sono elevati quei pensieri nazionalisti, no? Da noi li troviamo con le denominazioni neogotiche. Ecco, vedete anche qui abbiamo proprio l'arte. Questi sono poi il tardogotico, qui sono già portelle, no? Ecco, un'altra caratteristica di questo mondo gotico è che raramente c'erano degli sfondi. Già lì, secondo me, siamo già avvicinati all'era rinascimentale, dove si vede qualcosa di panoramico dietro, pittura oro, che voleva dire la grazia del Signore. Ecco, qui abbiamo, ecco, uno degli altari molto, molto belli, no? Chiusi, o anche spesso durante la settimana venivano chiusi, e poi si aprivano nelle celebrità, nei giorni festivi, ma comunque sul retro, quando erano chiusi, c'era sempre comunque una rappresentazione pittorica in tono minore, che se poi volete vedere fate il giretto con le scale e poi scendete di qui. Noi intanto andiamo avanti. Questo rapporto che c'era con i canonici, qui abbiamo, vedete, la congregazione molto, molto recente, cioè molto recente, avrà forse una cinquantina d'anni, penso. Abbiamo quello che era l'abate precedente, perché hanno anche loro. Questa è una delle prime immagini in legno di Sant'Agostino, no? E qui cominciamo ad avere il mondo conventuale. Abbiamo già alcuni libri, abbiamo la regola di Sant'Agostino da questa parte, la scritta, abbiamo altri testi miniati, no? e dove vedremo qualche esempio, soprattutto nella biblioteca grossa. E che gli sfondi cominciano ad apparire con delle architetture abbastanza consistenti, che fanno parte proprio, venite un pelo più avanti, della riproduzione. Ecco, e poi entriamo proprio
nel contesto proprio sempre del barocco, dove abbiamo l'abbigliamento degli abati, gli abati che erano come carica nell'ambito ecclesiastico, erano molto simili a dei vescovi. Qui abbiamo tutta la sequenza di tutti i canonici che hanno governato questa abbazia, e poi abbiamo sempre questo mondo barocco che si propone con delle espressioni molto diverse. Qui sempre l'allegoria del cuore bruciato di Sant'Agostino, delle coperte d'altare però intersiate con la paglia. E poi scendete un attimino, state attenti ai gradini, entriamo dentro dove c'è il mondo delle cartografie, degli orologi. Attenzione sempre ai gradini. Qui cominciamo ad avere i primi piccoli cannocchiali portatili, e poi si va al mondo della misurazione del tempo. Quando è che noi abbiamo cominciato? C'erano due momenti, i più tecnici erano i greci, gli egiziani e poi i romani, che misuravano il tempo con una certa precisione. Poi dopo, con la caduta dell'impero romano, c'erano due cose che sono state drasticamente abbandonate. Ma qui abbiamo la piccola sequenza delle meridiane portatili, perché poi ci sono quelle che erano sulle torri, sugli edifici. Quasi tutti gli ordini religiosi erano quelli che gestivano il tempo, ma anche i viandanti, quelli che erano dei commessi viaggiatori, quelli che viaggiavano molto, avevano queste meridiane, le dovevano sempre mettere, non è che come adesso tira fuori il brazzo, guarda sono le 4, è ora di andare. Prima di sapere che erano le 4, intanto bisognava avere il sole, no? E poi bisognava sempre far collimare l'asse con quello che era il nord, perché normalmente è il punto in cui è perpendicolare e la luce poi segna l'ora solare di quel punto lì. Il discorso della musica, vedete che qui si comincia anche ad avere dei libri con le note musicali, ma inizialmente non erano 7 note, ma basavano su 4 righe. E le cartine, la mappa dell'Europa del 1700, ne faccio vedere solo alcune, perché dopo chi vuole torna e se le guarda. Qui guardate quello che si conosceva dell'Africa, no? Qui naturalmente l'Africa che era assoggettata alla colonizzazione, cioè i territori che si conoscevano. Qui abbiamo questa biblioteca barocca, possiamo dire è stato messo assieme già da tempi antichi, possiamo dire che la tradizione della scrittura e la cultura era una cosa che poteva esistere solamente dove? Nei conventi, nelle abbazie, dove si sapeva leggere e scrivere, dove si raccoglievano comunque dei testi e dove c'erano dei capi bibliotecari. Sono due volumi che per le dimensioni, pensate, sono fatte ogni pagina di questi libri sono una pecora. Ogni pagina è una pecora. Pertanto capite bene che se, quando uno decideva di avere un libro, doveva girarsi e vedere se di dietro aveva un gregge di pecore da steccare e dopo continuare a vivere. E qui vedete le missioni educative. Adesso scendiamo giù. Se c'è qualcuno che vuol prendersi qualche ricordino. Certo, una volta i bagni erano lì sotto, no? Vicino. Sì, erano lì sotto. Sì. L'importante è tornare fuori da di periferia
comunque non c'è una vena di, non dico di crudeltà, ma qualcosa di, che stride un po', c'è, perché 2 metri sottoterra siamo tutti uguali. Arrivare le spinte, nel senso che lo spazio è questo. Diciamo che la pace che c'è qui, ragazzi. Sì, no, ma perché riesco, vorrei essere sepolta qui. La pace che c'è qui è impagabile, insomma, no? È completamente barocco, no? Sì, sarà sì. E questo è sempre il famoso muro dei turchi, no? Era stata compresa perché non era di proprietà dell'abbazia, poi è subito dopo. Ecco, qui vedete proprio il presbiterio, no? E poi la parte che si è aggiunta, che quella è la sacrestia, anche vedete le stesse pietre. Sempre. Il fatto che abbiano costruito queste 2 meridiani in simbiosi ci dà anche il pensiero che molto probabilmente o sono state fatte da 2 illustri o 2 comunque che si conoscevano, poiché per l'onore di tutti e 2 in quanto professionale, chiaro che quando questa meridiana alle 11 o alle 12 di mezzogiorno segnava l'ora, ecco, contemporaneamente era segnata anche qui. I vini che facevano la vendemmia, no? Era una cosa. Quando cominciano a venire i lavoratori un po' così. La giornata oggi prevede questa nostra escursione verso sud, prenderemo l'autostrada chiusa e usciremo dall'autostrada Bolzano Nord percorrendo una buona metà della Val d'Isarco e usciremo a Bolzano Nord per imboccare la nuova variante che porta nella Valdega, chiamata anche la strada delle Dolomiti, e risalendo poi una valle oggi discretamente percorribile, una volta anche ostica, arriveremo dopo circa un 25 km sulle rive di quel che era chiamato il lago dell'Arcobaleno, il lago di Carezza. Purtroppo gli eventi degli ultimi anni non sono stati molto gentili con il lago e il suo panorama, ma di questo vedremo dopo. E lì sulle rive del lago di Carezza parcheggiamo e andremo a fare una passeggiata, se riusciamo, partendo alle 12:15 dal passo Pordoi. Dovremmo arrivare puntuali di stagno e un po' di argento che arricchivano ulteriormente, pur essendo una sequenza di chiese che controlla la valle. Qui avete anche, ogni tanto vedete, dei sassi enormi che sono chiamati i massi erranti. Per
il primo diciamo la prima barriera corallina. Invece è il Latemer, che è quello che si specchierà, che si vede tutta la Val di Fassa. Poi abbiamo il Cornon. Ma anche adesso c'è, lei ha visto solo, no, ma ha visto il piccolo, ma fatemi uno alla volta, ma provi a battere, ecco, senta questo, è completamente diverso. Questo è il classico abete armonico. Questo è un basso. Un basso, e l'hanno messo qui, anche se ha alcuni nodi. Quando siamo venuti qua? Adesso raggiungiamo questa piattaforma qui. Ah, la Valdega. Valdega. Guarda sta roba, oh mamma, come si è ristorato come Braies, peggio di Braies. Di vedere ancora le montagne riflesse, poi quando si alza poi questo effetto svanisce e si ripropone verso sera. Ora, questo è anche chiamato il lago dell'arcobaleno, ecco, e anche qui diciamo la maggioranza delle letture, siccome Ondina è curiosa, tu adesso io ti do un arcobaleno magico, lo fai arrivare dentro al lago e lei sicuro viene fuori a curiosare, no? E difatti così è stato. Sì, il lago si riprende. Il lago si è prosciugato per via della carenza di pioggia, penso. Sì. Non c'entra ancora il sentiero chiaro, Rosa, no? È una cosa, come dicevo che l'altra volta che c'era questo anzianotto che è venuto, che gli è venuto le lacrime, perché eravamo lì su quella piazza e lui raccontava appunto di vedere tutti questi alberi riflessi sull'acqua. Erano tutti stati impiantati. Sì. Non sono autoctoni, ma non è completamente autoctoni, per cui siccome è una pianta molto. In un modo innaturale a catturare la luce del sole e hanno dei tronchetti così. Naturalmente qui dove siamo noi adesso è tutto un territorio che se si scava mezzo metro, qualche volta se siamo fortunati, qualche volta anche meno, si ha subito la roccia. E purtroppo il lago probabilmente se riprende le precipitazioni normali nel giro di qualche anno torna ai suoi livelli tradizionali. L'atollo del Latemer si è costituito quando c'erano il mare della Tetide, era alto e per cui l'acqua era fredda. Quando invece si è il catinaccio, il Rosengarten si è formato, che è lì, no? Ecco, l'acqua era molto bassa, perché questo mare della Tetide entrava e spariva, entrava e aumentava, scendeva, ed era un periodo in cui fuori c'era una temperatura che oscillava tra gli 80 e i 100 gradi, pertanto quando l'acqua era bassa evaporava molto velocemente e spesso e volentieri rimanevano prigionieri. Anche, difatti, ci sono molti fossili in pratica negli strati dolomitici di questo blocco qui. È completamente diverso. Certo. Cristo Manos è un'aquila e un monumento là sopra.
È proprio, no, 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 è proprio alla fine dove... Si vede, di qua c'è una spaccatura? No, 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 proprio sull'estremo. Sull'estrema destra. Qui vedete che comincia un po' a sfilarsi. Chiaro che quando il sole si alza non riflette più. E comunque per quanto piccolo ci sono ancora i salmerini. Perché? È arrivata adesso? Tutto a posto? Ha fatto un sonnellino. Ma va, ma dove? Non sa, secondo me ha fatto un sonnellino. Ma dove? Abbiamo i colori della Val di Fassa sulla sinistra, mentre abbiamo invece sul mondo destro i colori che ancora richiamano il Tirolo. È proprio perché nei secoli queste che oggi chiamiamo isole turistiche in realtà erano quasi inavvicinabili, erano talmente isolate che le popolazioni che qui vivevano hanno tenuto in pratica il loro modo di comunicare, il loro modo di esprimersi. Nel disastro è andato ancora abbastanza bene. E qui siamo nella piazza di Canazzei. Qui a sinistra si va verso il, diciamo, a metà strada per raggiungere il Pordoi. E tra qualche minuto cominceremo anche a vedere in lontananza la funivia che sale al Sas Pordoi. Ricordo. Do fastidio, no, qua? Io lo faccio al monumento. Ma si vede poco. Eh sì, non credo che sia. Dove c'è il rifugio dell'ormai famoso, ecco, poi, signora, quelle sono le Tofane, siamo al Passo Falzarico, poi abbiamo l'Antelao, abbiamo diverse cime. Ci siete qui? Nonostante avesse detto appunto nocio, io sì, c'è il formaggio, c'è, ecco. Per esempio, gli ho detto, ma si buono, non è da? Non ho ancora assaggiato. È un po' scarso di sale per me. Buongiorno! Bravi! Ecco. Adesso noi stiamo lasciando di fatto la parte dell'Alta Badia e ce ne andiamo verso Colfosco. Qui parte l'impianto funiviario che porta nella zona più rinomata come zona sciistica, mentre subito qui sulla nostra sinistra abbiamo la Vaita Alpina, il villaggio alpino degli Alpini, della Brigata Alpina Tridentina, Ferruccio Tempesti. Qui vengono le nazionali di molte specialità invernali, vengono a chiedere ospitalità per poi fare gli allenamenti di rito. Questo è un centro turistico a tutti gli effetti, insomma.
Ecco, ci fermiamo un attimino perché sento che abbiamo il fiatone. Si lamentano. Scusate. Nessun problema? Non è l'uvallino. È questo? No? L'Adler è questo giallo. Noi percorriamo questo tratto breve fino ad arrivare alla chiesetta, alla piazzetta Sant'Antonio, e poi torneremo giù da quella parte. Chi ha bisogno di andare subito al bagno fa queste tre scale e gira sulla destra, ma noi torneremo di lì prima di andare. E dentro invece, in quella vetrata lì, c'è la mostra dell'arte del legno, che spero che rimanga aperta almeno fino alle 6, insomma. Andiamo. La seconda più antica di Ortisei, dedicata a Sant'Antonio. Questa è la piazza di Sant'Antonio. Qui ci sono un po' di mercatini, un po' così. E noi passiamo dietro e andiamo a vedere la scala mobile. La signora con la stampella è venuta con noi. Adesso si torna a vedere, ma dopo, quando siamo su in cima, lo vediamo un po' meglio. Dai, scendono, dai che scendono, guarda che vanno. Certo. Anche il vigile mi tocca fare. Incontrata la farmacia. Perfetto. Salita della funicolare. Adesso noi andiamo fuori sulla sinistra. Funes, Sas Rigais, la grande Fermeda, Sas della Porta, e poi abbiamo le montagne che poi si ricollegano, le Odle e il Puz, che fanno il Putia, che fanno parte del famoso gruppo. Il Putia, allora abbiamo Ganfermeda, la cima Nerkofler, che è la più grande, ma è il gruppo delle cinque dita, quello che normalmente, ecco, che ricordate come l'abbiamo visto bello? Ecco, invece qua sembra un blocco unico, insomma, no? E là si vedeva, è la prospettiva. Sì, vedere che c'ha la pelle d'oca. Eh certo, c'è una piscina. L'albergo che c'è qui, signore, ha progettato questa funivia, questa ferrovia, per portare i rifornimenti in prima linea, e il trenino partiva da Chiusa con uno scartamento ridotto per evitare aggiramenti di treni blindati, e arrivava sino a Plan de Gralba, e dove da lì, da Plan de Gralba, salivano poi le funivie che portavano in prima linea i rifornimenti. Di chi ha lavorato e ha perso la vita, è uno dei primi monumenti in cemento armato, che è stato creato nei primi anni della guerra. A Milano sono sempre più. Va bene. Ecco, ci possiamo fermare qui, anche qui vicissitudini, diciamo che l'hanno vista partire come chiesa iniziale intorno al 1600, ma è arrivata intorno alla metà del 1800, prima di consolidare le forme che vediamo oggi. È abbastanza palese che sembra di essere in una chiesa, non dico di Costantinopoli perché sono immense, ma le forme, l'atmosfera, i colori richiamano quelle chiese orientali dell'impero di Costantinopoli, i colori in particolare. Ma la prerogativa di questa chiesa è che quello che vedete è tutto legno. Questo è tutto legno dorato. Cioè tutte le colonne, tutto legno. Guardate l'altare principale, è un monoblocco in legno. Dopo, se vi volete alzare, perché siete stati seduti fino adesso,
se vi volete alzare, vi avvicinate, guardate la laminazione in oro che c'è, è tutto, questo è tutto oro, la foglia d'oro, foglio d'oro, bello, no? Ecco, è una cosa veramente notevole. All'adorazione dei re magi, e in prima battuta il patrono è Sant'Ulrico, che era un vescovo, che è questo vescovo rappresentato qui in questa scultura che risale ai primi anni del Novecento, se non ricordo male, è opera appunto di un artista, tutti artisti locali, no? E questo abbiamo appunto, come vedete, il protettore, vedete Sant'Ulrich, il protettore dei nostri soldati, perché lui era un vescovo, uno di quei vescovi guerrieri che ha combattuto per la cristianità nel mondo antico, oppure non era la prima scelta, e allora con la pittura si coprivano anche i difetti del legno, ma dove c'era una costante purezza del legno, spesso si lasciavano anche in bianco. Con il mendicante a cui offre l'obolo, ed è un'opera è molto apprezzata anche chi non ha delle serie convinzioni religiose, ma l'opera d'arte rappresenta un vero e proprio spettacolo. Sì, gli ero detto che mi ha ricordato una chiesa di Torino. È vero. No, con le parole, ma lo spirito è quello. È una chiesa fuori dalle consuetudini dello standard, dal concetto comunque della lavorazione. No, vedete, dall'ambiente animale, no? E si propone con anche delle fasi diverse, che vanno da quello che può essere considerato il neogotico, no? A quello che invece è l'elaborazione, guardate, elegante. Qui torniamo non dico alla banalità, ma al mondo tradizionale. Qui arte moderna, anche questa è una delle cose che a me piacciono di più qui dentro, questa tridimensionalità, no? E poi cominciano le bozze, questo ad esempio è uno del Norbert Insam, che è una delle dinastie degli scultori più in voga, e questo è uno dei famosi altari a portelle, con lo scrigno che è la parte principale, e in questa bozza probabilmente il Norbert ha presentato a un potenziale committente. Poi le porte normalmente, come già ho detto, si chiudono dove sacra, ma la combinazione, la lavorazione così comincia ad essere invece evoluta. Qui siamo con la pittura, qui invece lavoriamo solamente sul tono dei grigi magari, ecco. E sono tutte famiglie di scultori. L'artista come è riuscito da un rametto contorto a trovare questa figura, questa silhouette femminile, ecco. E qui invece abbiamo delle cose che questa è la classica rappresentazione di un crocifisso romanico, però è evidente che è stato fatto successivamente, quando nella romanità il Cristo in croce era il simbolo dell'uomo che aveva vinto la morte, pertanto sta di Adamo, che è stato poi noi schiacciando il peccato originale.
Ecco, qui torniamo nell'ambito di un'altra famiglia di scultori, tornano un po' sulla linea moderna. Mi sembra anche area moderna. Anche qui vedete un crocifisso, già questo è già più tardo, questo è abbassato, mentre l'altro no. Ecco, abbiamo, per cui abbiamo delle novità, qui abbiamo arte moderna naturalmente, ponte, e allora si comincia a lavorare sul profano, no? Si scelgono i costumi, ma ad esempio ci sono di quelli, insomma, questo era il mondo. E se guardate proprio dove è davanti quel signore, c'è un piccolo pezzo grezzo, e poi pian piano, man mano che si giravano le cose, si partiva e si arrivava a concludere con... Cioè erano punte rotanti che no, erano proprio scalpellini, proprio che lavoravano in base, c'era una profondità. Tanto che ci raggiungiate per le 6. Ecco, ce l'abbiamo fatta anche oggi, sì. Quel tempo necessario appunto per vedere, proprio sì, direi proprio di sì.